Sono le 9:31 minuti in questo istante, benvenuti a Good Morning Milano, una nuova puntata, buona settimana a tutti, lunedì 28 novembre, iniziamo una settimana importante per Milano All News con gli appuntamenti di approfondimento, questa mattina Good Morning Milano, domani ancora un'altra puntata interessante, domani sera come avete visto nei nostri promo il confronto universitario sul referendum costituzionale con gli studenti dell'Università di Milano, le tre università pubbliche di Milano. Non stiamo a perdere tempo perché la puntata è importante e anche oggi, come abbiamo già fatto in altre occasioni, parliamo di qualcosa che ci sta a cuore, quei famosi spot minori che come sempre noi diciamo, ma minori di chi? E con chi lo facciamo oggi? Con Andrea Picco, presidente della Federazione Italiana Calcio Tennis. Buongiorno a te Fabio e buongiorno a tutti. Benvenuto Andrea, grazie mille di essere qui con noi. Abbiamo parlato appunto Federazione Italiana Calcio Tennis. Il nome è abbastanza semplice, ci fa intuire di cosa stiamo parlando, ma spiegacelo bene te. Cos'è il calcio tennis? Esatto, allora, il calcio tennis, come hai detto giustamente tu, è uno sport minore ancora in Italia. La nostra associazione è nata il 19 giugno del 2015, a Torino, dove c'è la sede legale, e il nostro obiettivo è quello di disciplinare un gioco che già negli anni 40 esiste in Italia, che è il calcio tennis. Il calcio tennis in Italia è nato in Sardegna, fondamentalmente, però a livello mondiale parliamo già degli anni 20 in Cecoslovacchia, dove adesso è addirittura uno sport nazionale, come in Romania. E diciamo che questo sport era usato soprattutto dalle squadre di calcio nella fase di recupero o di riscaldamento. Dagli anni 20 siamo arrivati ai giorni nostri, dove è conosciuto in 25 nazioni nel mondo, quindi in tutti i 5 continenti, e dal 2015 in Italia, grazie alla mia idea, è nata questa associazione che diciamo ha l'obiettivo e lo scopo di disciplinare e regolamentare un gioco molto diffuso in Italia, cercando di farlo diventare un vero e proprio sport nazionale. Allora, appunto, mi dicevi che è uno sport quindi che comunque ha origini lontane. Da dove arriva principalmente, appunto, mi dicevi? A livello mondiale Cecoslovacchia. Ah, nasce... La patria è la Cecoslovacchia. Vai. E poi comunque appunto arriva, dicevi, in Italia già negli anni 40 e poi adesso invece cercate di dargli una forma. Allora, come funziona il calcio tennis? Come sport? Come funziona? Le regole sono più quelle del calcio, più quelle del tennis? Come... Allora, praticamente il calcio tennis si gioca in un campo da tennis, perché è fondamentale avere la rete da tennis per dividere le due metà campo. Quindi un campo regolamentare da tennis? Un campo regolamentare da tennis. Si gioca uno contro uno, due contro due, tre contro tre. Ah, anche maschi contro maschi, femmine contro femmine, e anche il misto. Infatti okay. Quest'anno nell'ultima edizione dei campionati mondiali è stata inserita la categoria mixed. Uh-huh. E, si gioca due set su tre, uh-huh, agli 11 punti. La palla può rimbalzare solo una volta sul campo, quindi fondamentalmente le regole sono molto simili a quelle del tennis. Sì. È uno sport, io lo chiamo ludico, nel senso che non c'è il contatto fisico, quindi okay, è uno sport per tutti, dai più piccoli a anche più adulti. Ho, in questo anno e mezzo di attività, ho fatto anche un torneo under 55. Over 55, perdonami Fabio. Dai. E si sono tutti divertiti, tutti contenti. Ecco, dicevo appunto, quindi le regole sono diciamo quelle del tennis, però si gioca anche 3 contro 3. 3 contro 3, però esatto. Non c'è il passaggio tra giocatori come la pallavolo? No, c'è il passaggio tra giocatori, passaggio, nel senso okay, che se parliamo nella categoria 3 contro 3, sì, allora io batto la palla, sì, verso l'avversario, la fa battere sul terreno, sì, e poi ha 3 tocchi. Okay. Per rispedirla cercando di fare punto. La regola fondamentale è che il pallone deve solo toccare una volta per terra. Ah, quindi i passaggi sono al volo. I passaggi non posso farla ritoccare. No. Ah, ok, perfetto. Il pallone può anche non toccare la palla, sì, sì, e sì, ritornando sì, nel sì, campo sì, avversario. Sì, però una volta che tocca il terreno, i 3 giocatori devono arrivare a schiacciare nel campo avversario tutto al volo. Di testa, di piede, di spalla, tutto fuorché le mani. Diciamo che io il calcio tennis lo descrivo volgarmente, semplificandolo, come il gioco del tennis senza la classica pallina da tennis, sì, e la racchetta, ma con un pallone da calcio
e i fondamentali del calcio. Ok. Io arrivo da... La mia idea fondamentalmente è nata perché io arrivo dal mondo del calcio, ho allenato, sono allenatore della federazione FIGC. Però ho sempre visto la tecnica calcistica come uno sviluppo del ragazzino attraverso il gioco, attraverso un momento ludico. Adesso vediamo che l'obiettivo dell'allenatore è quello di vincere la partita già dai giovanissimi, classe 2000, 2001, 2002. Io ho sempre visto il calcio, soprattutto 10-12 anni, divertimento, crescere insieme in compagnia. Io credo che il calcio tennis a livello tecnico possa aiutare molto i ragazzini a crescere e a raggiungere degli obiettivi che ad oggigiorno vedo molto difficili. Lo vediamo adesso con la nazionale di calcio, che non c'è un... Quindi comunque aiuta anche proprio la tecnica proprio del, del tocco di palla, ragazzi, del... quindi aiuta anche da quel punto di vista. Quindi. Assolutamente sì, perché nel calcio tennis è molto importante ricevere e stoppare la palla in modo tale che ti rimanga lì vicino al corpo. Perché il campo non è il campo da calcio che puoi correre e fare lanci lunghi, il campo è piccolo e il pallone deve essere attaccato al corpo, ad esempio mio se sto giocando, e vicino soprattutto a quello dei miei compagni, se no le tribune sono vicine, gli spettatori sono vicini e si rischia di perdere palla facilmente. Diciamo che i più forti del mondo, che sono la Romania, la Cecoslovacchia, dove è nato, non sbagliano mai un pallone. Cioè proprio nello stop loro tanto vanno spesso a vincere partite sull'errore degli altri, sull'errore dell'avversario. Poi vabbè, quando vogliono fare punto schiacciano e... Sì, sono ancora quindi le nazionali più forti sono loro? Romania, Francia, Cecoslovacchia. Okay. L'Italia come si mette? Come sta andando il movimento in Italia? Ma allora, l'Italia stiamo sviluppando, stiamo raggiungendo degli ottimi risultati. Ultimo, siamo tornati la scorsa settimana da Cipro, dove per la prima volta l'Italia ha partecipato ai campionati mondiali di calcio tennis, con due categorie, under 18 e senior. Sono molto soddisfatto perché abbiamo vinto poche partite, non siamo mai riusciti a qualificarci alla fase finale dopo il girone, però siamo riusciti a tenere testa a quasi tutte le avversarie. Ovviamente la Romania, che ha vinto il campionato mondiale, è stata l'unica avversaria dove non dico che ci ha quasi fatto un cappotto. È stato interessante anche però confrontarsi contro una squadra così forte. È stato interessante, esatto, perché tanti dei miei ragazzi che arrivavano dal calcio, abbiamo avuto due mesi per allenarsi e tutto, non pensavano che il livello fosse così alto, parlando sempre di uno sport minore, di un gioco, perché ancora in Italia è visto come gioco. Ok. Quanto è minore? Nel senso... Quante persone all'incirca, sai, giocano, la federazione, avete un'idea? Allora, diciamo che noi in questo anno e mezzo abbiamo fatto giocare circa 2000 persone su tutto il territorio italiano. Sì. Abbiamo sempre fatto tornei promozionali, eventi benefici. Abbiamo cercato sempre di farlo conoscere a tutti coloro che volevano venire a provare. Da quest'anno stiamo iniziando su Milano soprattutto a cercare di creare dei corsi, corsi di formazione, corsi da bambini, corsi per adulti. Stiamo cercando delle figure da inserire come referenti, proprio per creare un comitato provinciale a Milano e un comitato regionale. Ecco, perché dicevi, a Milano non esiste la squadra in questo momento. A Milano non c'è una squadra esiste, di Milano. No, a Milano non esiste ancora la squadra. Abbiamo fatto prima dei campionati mondiali a fine ottobre, inizio di novembre, un evento con la comunità africana, perché il nostro obiettivo è anche quello sì sportivo ma anche di sociale, quindi cercare di integrare tutte le etnie che vivono a Milano o in Italia, perché pensiamo la mia idea è che tutti abbiamo lo stesso sangue, tutti possono giocare a calcio tennis indipendentemente dal colore della pelle. Abbiamo fatto questo torneo dove abbiamo invitato quattro nazionalità, la Ghana, la Costa d'Avorio, l'Italia, che abbiamo portato i tre ragazzini che poi sono partiti per Cipro, e l'Eritrea. È stato un torneo ufficiale, l'Italia l'ha vinto, però
diciamo che abbiamo coinvolto diverse realtà. Ah, e sono appassionati molto. Sì. Infatti, non mancherà occasione adesso di collaborare. Verrà creata una polisportiva africana di Milano. Dai. Che inizierà. Sarà il punto di partenza sul territorio milanese del calcio tennis. Interessante. Appunto, quindi fate anche. Cosa fate per divulgare, diciamo, un po' questo sport? Appunto, avete fatto degli eventi qua a Milano? Poi eventi su ogni regione d'Italia. Eventi promozionali, tornei, presentazioni nelle scuole, presentazioni nelle università. Come reagisce il pubblico a questo sport comunque strano? Cioè, insomma, vedere prendere calci in mezzo a un campo da tennis, quindi c'è una cosa... Certo, c'è molta diffidenza all'inizio, nel senso che stiamo lottando per convincere e coinvolgere le persone a giocare. Un momento, dopo che provano questo gioco, lo trovano anche divertente, perché in un attimo ti puoi prendere una piccola rete che abbiamo tutti in casa, o comunque sia una transenna, e fare la sfida in famiglia piuttosto che con gli amici. Effettivamente è anche un gioco che si può giocare veramente ovunque, basta anche due cartoni messi in mezzo, faccio una rete. Bravissimo. Per strada, metto gli zainetti, non so, bravissimo, e ci inventiamo il campo. Esattamente, diciamo che un'alternativa valida magari alla partitella di calcio, che insomma sempre siamo in pochi magari, allora esatto, fare... Qui in Italia purtroppo c'è il calcio, il calcetto soprattutto, il calcetto, che tutti vogliono giocare al calcetto. Quindi entrare in un mondo calcistico, che poi non è nella categoria calcio tennis, perché fondamentalmente per me è tutt'altro, cioè uno sport che va oltre il calcio, però è molto difficile. Stiamo raggiungendo ottimi risultati. Un obiettivo a lungo termine è quello di farci riconoscere come disciplina sportiva vera e propria dal CONI. Per ora ci sta guardando, ci ha riconosciuto a livello dilettantistico. Ah, sono stati in osservazione del CONI? Sì. Ah, ottimo. E questo mondiale ci ha dato a me una forza di andare avanti, perché non credevo, ma i ragazzi mi hanno regalato delle emozioni. Abbiamo dimostrato che l'Italia può competere anche nel calcio tennis. Abbiamo ricevuto tutti i complimenti da tutte le nazioni. Abbiamo già degli inviti in programma. Gennaio saremo in Austria per un torneo 5 nazioni. Diciamo che si sta costruendo questo movimento che sta diventando interessante, ma anche a livello scolastico. Torino siamo partiti con diverse scuole, e partirà sempre nel 2017 un torneo studentesco. Okay. Ovviamente. A Torino ci sono più squadre, ci sono a Torino? Ma a Torino diciamo che noi abbiamo la sede, quindi è più facile per noi lavorare, coinvolgere più persone. Abbiamo diversi centri tennistici dove si sta iniziando a fare questa attività, e come dicevo prima, stiamo cercando proprio una figura di referente, in modo tale che si possa sviluppare il calcio tennis in ogni regione. Tramite persone da noi formate e tutto. Se qualcuno che ci sta guardando fosse interessato a giocare, ad esempio, come può fare? Ci sono... Beh, innanzitutto abbiamo il nostro sito internet www.ifft.it, la nostra pagina Facebook Federazione Italiana Calcio Tennis. Stiamo vedendo adesso il sito internet, eccolo qua. Esatto, dove ci sono tutti i nostri contatti, c'è la possibilità di inviare una mail, risponderò personalmente io. E tutti coloro che vogliono venire a conoscerci, basta che ci mandano una mail, anche un messaggino su Facebook. Noi siamo molto attivi sui social, per cui diciamo che è molto facile contattarci. Benissimo, Andrea. Allora, Andrea, sono le 9:45. Io mi fermerei per un piccolissimo break, un minuto per recuperare fiato, come diciamo sempre in gergo tecnico, e ci rivediamo subito qua in diretta ancora con Andrea Picco, ancora a parlare di calcio tennis. Anche voi, se da casa volete qualche curiosità, scriveteci pure, che giriamo la domanda ad Andrea. Grazie mille, fra poco. Siamo in diretta, sempre qui dallo studio
di Milano All News con Good Morning Milano. Bentornati, siamo sempre qui a parlare di quelli che appunto spesso e volentieri definiamo sport minori, ma questa domanda noi anzi abbiamo deciso che forse dovremmo aprire una rubrica, no? Chiamarla minori di chi? Secondo me è questa la domanda principale. Ne abbiamo avuti tante, vi ricordate? Vi debutto giù qualcuno, abbiamo avuto il Chuckball, vi ricordate? Questo spot stranissimo di cui abbiamo parlato, abbiamo avuto il tamburello, abbiamo avuto l'Ultimate Frisbee e oggi invece parliamo di calcio tennis, forse quello più semplice dal punto di vista del nome, forse anche che quasi tutti volenti o nolenti ci hanno giocato. Ne parliamo appunto con Andrea Picco, presidente della Federazione Italiana Calcio Tennis. Effettivamente uno sport che senza sapere che esisteva forse tutti un po' ci hanno anche giocato ogni tanto. Tutti ci hanno giocato, io penso che soprattutto a livello estivo tanti, ma il primo sono io che ho sempre giocato a calcio tennis e faccio una battuta, ho 31 anni, questa idea mi è venuta un anno e mezzo fa, ecco, e magari ci sto giocando da quando ne avevo 15. Sì, mi sono fatto fuori da scuola mentre si aspetta esatto. Di entrare, così insomma due punti, come dicevo prima, due zainetti, invece di mettere a fare la porta si mettono a dividere un campo e uno contro uno, due contro due. Esatto, sport minore io lo posso definire così perché è poco conosciuto, quindi non è tanto praticato, perché poi fondamentalmente lo abbiamo... Però Andrea, ti dico la verità, guarda, noi è un po' che stiamo parlando appunto di questi sport appunto minori, devo dire che danno grandi soddisfazioni però sia dal punto di vista dello sport, nel senso che sono molto divertenti, molto belli, hanno un mondo dietro che è ancora molto sportivo, il che a volte lascia anche certo. Un po' sconvolti rispetto a dire ah, ma allora esiste ancora lo sport, insomma abituati a situazioni molto più grandi, ma soprattutto hanno una community, hanno della gente che le segue, molto appassionati, che seguono veramente con passione sia lo sport che la storia, diciamo, di questo sport, sia l'evolversi delle situazioni. Non nascondo che anche ad esempio a livello proprio di ascolti sono le puntate più seguite, ad esempio, perché certo. La gente è contenta di sentire parlare forse anche di qualcosa di nuovo, una novità da dire. Ecco, mi viene da dire, in un panorama sportivo veramente in cui volendo ci sarebbero sport tutti i giorni da scoprire, noi siamo sempre lì a guardare quell'uno o due sport, con oltretutto una disparità tra il calcio e tutti gli altri, perché comunque il basket, che non è sicuramente uno sport minore, ma è comunque lasciato in una nicchia rispetto a quello che fa ad esempio il calcio. Ci sono invece tantissimi altri sport come il vostro che sono divertenti, fanno bene, difficile anche farsi male a volte, nel senso che appunto voi non avete contatto, quindi insomma posso scivolare sempre, quello si può sempre, c'è sempre modo per farsi male, si sa, però appunto sono sport che fanno bene anche a più età, si può fare da giovane, si può fare più da adulto. Si può giocare in famiglia, i figli possono sfidare i genitori tranquillamente, anche se la mamma non ha mai giocato a pallone, può provare con la testa a lanciare la palla da un lato all'altro della rete. E appunto in quest'ottica di divulgazione voi state facendo tantissimi giri nelle scuole, mi dicevi. Sì, noi stiamo lavorando molto, abbiamo iniziato molto a collaborare con le scuole. Solo a Torino anche? Allora, noi in primis abbiamo iniziato a collaborare col primo istituto sportivo di Torino, che è il Primo Levi, un liceo... primo sportivo in Piemonte, e adesso tramite questo liceo coinvolgeremo tutta la rete dei licei sportivi nazionali. Ok, se c'è qualche professore che magari è proprio interessato, che ci sta seguendo così, sempre tramite il vostro sito può contattarvi, vedere magari di inventarsi un qualcosa per riuscire a portarvi alla propria scuola? Assolutamente sì, sempre tramite il nostro sito può mandarci una mail, come ripeto rispondo sempre io. Dicevo tante, qualche settimana fa dicevo tanto, in qualsiasi palestra scolastica andiamo ci sono i segni del campo da tennis per terra. Non ho mai visto nessuno giocare a tennis in un campo di una palestra della scuola, però ci sono. Il punto di forza di questo sport è che è praticabile ovunque. Ogni scuola ha comunque sia la palestra o uno spazio all'aperto dove giocare. È uno sport. Sì, viene a dire appunto che è uno sport che possiamo benissimo giocare negli oratori, possiamo giocare benissimo nei campetti, senza richiedere di periferia investimenti o in mezzo pazzeschi, a un parco tranquillamente. Non ha bisogno di investimenti economici pazzeschi. Una rete da pallavolo credo che ci sia in ogni campo sportivo. Basta tirarla giù. Esatto, basta tirarla giù. Anzi, adesso le reti da pallavolo possono salire e scendere. Sì, è vero. Un pallone e si può fare l'attività tranquillamente. Torniamo invece a parlare della nazionale, come sta andando la nazionale italiana e poi dei mondiali, mi dicevi che siete allora, appena tornati. Sì, la nazionale per adesso è il massimo risultato ottenuto, nel senso che
siamo stati riconosciuti a livello internazionale come federazione da parte della FIFTA, che è la Federazione Internazionale del Calcio Tennis. Al suo interno ci sono 22 nazioni, tra le più forti del mondo: Romania, Francia, Brasile, Stati Uniti, Canada, Cecoslovacchia, appunto, Spagna, Danimarca e via dicendo. E quest'anno siamo stati invitati a partecipare al campionato mondiale. Siamo riusciti a superare la fase di qualificazione al girone. Ah, ok. Ne abbiamo già battuto delle squadre che anche loro erano, diciamo, magari c'è qualcuno prime. C'è qualcuno che è messo peggio di noi, dai. Sì, chi sono? Diciamo di sì. Chi sono? Facciamo un po'. Vantiamocene. Allora, qualcuno grosso che non Spagna. So. Oh, a cavolo. Siamo più bravi della Spagna? Siamo più bravi della Spagna nel calcio tennis. Ok, no, Francia no, invece Francia mi dicevi sono quelli sono cattivi. E quest'anno tutte le categorie, la finale è stata Romania-Francia. Ah però, quindi quelli sono... Tutte vinte dalla Romania. I cugini però sono sempre cattivi, esatto, dal punto di vista. Le grande risultato è stata la sfida nel 3 contro 3 contro la Danimarca, una nazione che ha portato a casa 3 medaglie di bronzo. Ah però. E abbiamo vinto la partita con la Danimarca al girone. Loro si sono qualificati, poi hanno vinto nel triplo la medaglia di bronzo. Noi siamo rimasti fermi al girone. No, nel girone li abbiamo battuti. Abbiamo battuto i danesi. I miei ragazzi erano tutti contenti. E nel triplo senior siamo andati vicini agli ottavi di finale, perché abbiamo perso all'ultimo set contro la, la Slovacchia. All'ultimo set, il tie break praticamente, chiamiamolo tie break. 13 a 11. Ah, cavolo, quindi estenuante, immagino. Però. Nervi a filo di pelle. I ragazzi erano un po' delusi, però tutto sommato abbiamo. Tutte le nazioni ci stanno chiedendo di fare amichevoli, per cui questo credo perché che sia. Comunque sia per il movimento, diciamo, per il movimento internazionale del calcio tennis, avere l'Italia sia un motivo di vanto. Credo, assolutamente, nel senso, cioè, sì. È un'altra grande nazionale che comunque si avvicina, una grande nazione che si avvicina a questo sport, credo che appunto siano ben contenti di averci. Sì, diciamo che la federazione internazionale, diciamo che... Poi finché non vinciamo sono ancora più contenti per esatto, adesso. Quindi. Hanno cercato di coinvolgerci da subito perché l'Italia a livello calcistico credo che sia uno dei massimi esponenti. Arrivare al calcio tennis per loro è comunque sia un vanto per anche l'Italia al loro interno. E poi riescono anche di vincere contro l'Italia, quindi sono ancora più contenti. Esatto. Quindi dicono, sì sì, chiamiamoli. Però non sanno che insomma voi state lavorando perché questa cosa cambia in fretta invece. Esattamente. Poi tra l'altro una news, una chicca, sì? Che voglio dare qua in diretta da te. E, durante i campionati mondiali a Cipro ho candidato l'Italia al 2020. Per avere il mondiale qui in casa da noi. Bello. L'8 di... Adesso verranno a fare dei sopralluoghi, coinvolgerò Milano e Torino come sedi. Ma devo dire anche che sarebbe una bella iniziativa, soprattutto perché insomma, negli ultimi mesi Milano e Torino si sono un po' allontanate rispetto a una storicità invece che li vedeva legati, il famoso mito, esatto, Milano Torino. Insomma, sappiamo il salone del libro, che adesso Milano si farà il suo e quindi Torino, insomma, giustamente forse rivendica un po' l'appartenenza invece di questa tradizione. Certo. Sappiamo della mostra che è stata rubata all'ultimo minuto a Torino per essere portata a Milano. Quindi insomma, anzi, che c'è qualcosa che riporti a riunire queste due città che sono veramente legate da sempre. A collaborare, che... sono legate da sempre, sono collegate... cioè, siamo anche molto vicini. Sì, perché... credo che troppo spesso ci si dimentichi questa cosa. Forse l'idea di superare il Ticino ci dà l'idea di essere chissà dove, ma veramente siamo invece davvero davvero vicini. Siamo due città che devono lavorare e vivere in stretto contatto e in collaborazione. Sì, quindi, sì. Credo anch'io questa cosa. E quando sapremo quindi se... Allora, l'8 di aprile c'è il congresso mondiale, okay, in Croazia, dove parteciperò. E a febbraio vengono a fare dei sopralluoghi, verranno... perché ci sono ovviamente delle regole. Fare un grande lavoro anche di pubblica relazione, quindi con gli altri stati, per cercare di coinvolgere. Sì. Siamo noi, si è candidata la Francia e si è candidata la Romania di nuovo. Okay. La Romania, sono stati coinvolti l'anno scorso per gli europei. Mm-hmm. E, diciamo che la Romania sembra un paese sulla bocca di tutti. Sì? Sul calcio tennis è importante. Dai. Sul calcio tennis è sport nazionale, lì c'è proprio un campionato come il nostro di Serie A di calcio tennis, ci sono una quarantina di società calcistiche. Cavolo.
sempre tutto a ecco, livello dilettantistico. È sempre legato comunque a società calcistiche che fanno poi nascere il calcio tennis, oppure sono delle società che nascono proprio come calcio tennis, allora, separate dal football? In Romania, come in Cecoslovacchia, c'è la tendenza a creare una sottosquadra dal calcio. Ok. Nel senso, che ne so, FC Tbilisi avrà l'FC Tbilisi Football Tennis. Tennis. Noi cerchiamo di differenziare le due cose. Nel senso che chi ha piacere di creare la sua squadretta, la sua squadra di calcio tennis, arrivo dal calcio, arrivo dal tennis o dalla pallavolo, si aprirà fondamentalmente lui una SD piuttosto che una cooperativa, una polisportiva, e cerchiamo di dare proprio l'impronta unica del calcio tennis. Se no poi vai troppo a entrare nel marasma ed è quello che non vuoi. Sì, no, voglio farmi ottimo conoscere, riconoscere e differenziare dalla massa. Va bene, Andrea, siamo in chiusura. Qualche evento a cui possiamo, c'è qualcosa in che bollo in pentola nei prossimi mesi? Ma allora, adesso in settimana credo che chiuderemo un accordo per il primo centro tecnico federale, dove potremmo poi ospitare tutte le nazioni e gli allenamenti della squadra nazionale a Torino. E poi gennaio-febbraio partiremo con le prime scuole tecniche, Milano, Torino, Genova e Firenze. Partiremo con dei primi tornei di avvicinamento al calcio tennis, cercando di coinvolgere i centri sportivi tennistici, fondamentalmente, perché sono quelli che ci danno più garanzia di organizzare l'evento. Perfetto. Va bene, Andrea, io davvero ti ringrazio tanto allora di essere stato qui con noi, di averci raccontato di questa bellissima realtà del calcio tennis, e speriamo allora di rivederci quando ci verrà a dare la bella notizia che saremo nazione ospitante dei mondiali del 2020. Molto volentieri, speriamo, sì, assolutamente. Io ringrazio te Fabio, ringrazio Milano News per questo spazio dedicato al calcio tennis, e io sono a disposizione quando volete, con molto piacere. Va bene Andrea, grazie mille davvero, grazie ancora a voi, grazie a tutti, buon rientro a Torino. Grazie. Io ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito questa mattina in diretta dalle 7.30 con i telegiornali di Milano News, e poi in quest'ultima mezz'ora con Good Morning Milano. Vi do appuntamento a oggi pomeriggio, ora 17.30, con la sera di Milano All News, le edizioni serali dell'informazione, e poi domani è una giornata molto importante, fino alla mattina 7.30 con i telegiornali, Good Morning Milano 9.30, l'edizione della sera dei telegiornali, e domani sera ora 21.30 il dibattito universitario, il confronto universitario sul referendum costituzionale con gli studenti delle tre università pubbliche di Milano, Bicocca, Statale e Politecnico, due rappresentanti per ogni università che verranno qui nello studio, qui alle mie spalle, a dare le ragioni del sì e del no secondo gli universitari milanesi. Io vi ringrazio tanto per averci seguito, buona giornata a tutti, ci vediamo questa sera con l'edizione serale di Milano All News. A presto!